ci siamo detti proprio dobbiamo riuscire a far conoscere queste storie. Come al solito portiamo Dolly Noir in giro ai negozi che credono in questi progetti. Siamo a Torino, da Tipici, via Pietro Micca 2. Ci è piaciuto molto il loro coinvolgimento, il loro modo di porsi. Li voglio bene perché li ho visti crescere come loro hanno visto anche crescere noi. Dovrei fare tipo Alberto Angela, secondo cammina e descrive tipo che sei in una grotta. Sì. Spazio-tempo è il proseguo dello sguardo che abbiamo intrapreso con la Leonardo. Quindi uno sguardo verso il futuro, uno sguardo alle stelle che va alla scoperta dei misteri dell'universo. Sono 250 negozi, siamo sparsi più o meno in tutta Italia, riusciamo a coprire tutta la penisola. Si cerca di un concetto di aggregazione, gente che segue il marchio, gente che segue gli artisti. I negozianti sono le prime persone che devono credere in questi progetti e con loro si instaura un rapporto super figo, super dinamico, tant'è che dopo con Rula andiamo fuori, ci facciamo una mangiata. Prima volta a Torino, a Tipici, ha creduto in noi dall'inizio, dal giorno zero. Mi ricordo la prima volta che gli ho scritto una mail, ci ha dato fiducia, ha detto va bene, vi vedo carichi, credo in voi, vi porto a Torino e dopo 3 anni siamo ancora qui, collezioni sempre più grosse, lui ci dà sempre più fiducia, guardate che evento della Madonna che abbiamo tirato in mezzo insieme, continuiamo così, ci prendiamo tutto. Cioè, condivisione! E la cosa bella è la chiacchierata che ho appena fatto con due ragazzi. Ho incontrato due ragazzi che stanno finendo l'università, gli racconti la tua storia, se sei qua in quattro, capire con chi lavori, no? E quindi insieme passa la forza del team e la forza dell'idea, che è quella di provarci. La figata di questo posto, oltre che ci sono un sacco di cose da comprare, è che ci sono delle commesse da paura! Vestiti e belle ragazze. Campione, per noi è un'immensa soddisfazione aver fatto questo evento da Londra. Ciao raga, grazie di tutto. Tutto va oltre quello che è il prodotto, è proprio la filosofia, è proprio il trovarsi, incontrarsi, stimolarsi a vicenda. E sapete queste cose? Queste cose sono rappresentate da un nome e cognome, Dolly Noir.